Sappiamo che qui non ci dobbiamo andare. Quindi direi di approcciarci verso l'uscita, se solo mi ricordassi dov'era chiaramente. Credo che fosse qui in fondo e poi giù. L'avevo già letto questo foglio. Questa notte una radiombe di madre mi ha trovato in biblioteca e ho fatto riparare l'impianto elettrico il giorno stesso. Nel panico ho schiacciato l'interruttore. Sì, già l'avevamo letto. Ok. Diciamo credo sia il caso di sederci un attimo e riflettere su quanto stia accadendo. Vediamo allora di trovare la cucina. Beh, più che trovarla, il problema sarà evitare gli ostacoli che ci stanno in mezzo per arrivarci. Accenderei un fiammifero. Vediamo. Proviamo a accenderla in cucina adesso. E non so perché, ma forse è il caso anche di chiudere questa porta. Se stiamo facendo tutto questo lavoro, immagino sia per togliere la luce dal corridoio. Riprenderei qualche fiammifero. Credo che ne avremo presto bisogno. Eccoli qui. Bene. Penso sia arrivato il momento di accenderne. Non dovrebbe servirci. Parlavo troppo presto. Accenditi, ti prego. Stiamo sbagliando, maledizione. Ah, siamo tornati qui. Al corridoio. Era stata una grande idea, penso. Però adesso non vedo i fantasmi. No, eccoli i fantasmi. Vediamo se ora quell'interruttore funziona. Accendiamo il fiammifero, assolutamente. No, non ha cambiato niente. Non saprei cosa fare allora. Sì, non è la prima volta che ci dice di seguire un cavo.
Ma si sta rivelando veramente poco utile. Ora ho appena tolto tutte le fonti di luce dal... Ma quanti fantasmi ci stanno in questa casa? Non ti ho mai detto quanto ti amavo, grazie di tutto, William. Non capisco veramente cosa dovrei fare. Forse dovrei andare a superare quella porta al buio? Non è affatto chiaro. Non ho molte alternative. No, direi decisamente che la luce debba rimanere accesa in quel corridoio, o non avrò mai modo di riuscire a capire se ci sta qualcosa lì. Torniamo alla luce un attimo. Vediamo. Ah, aspettate, che ho visto. C'era un interruttore. Oh. Quanto ci ho messo a trovarti, bello mio. Che altro abbiamo qui? Era successo qualcosa di brutto a quella sedia. Ma meglio a lei che a me. Siamo d'accordo. Sì. Una statua africana in legno, un uomo o un dio? Qui c'è un'altra porta, però aspettate, quella sembra una scatola. Oh, un foglio. Nota di una vittima, numero 3. Cara Irina, abbiamo deciso di accettare la tua proposta di ritirare la nostra famiglia. Non sappiamo niente di arte, ma credo sia doveroso mostrare ciò che sta succedendo nel cuore d'America. Il nostro appartamento, come vedrai, è molto piccolo e buio, ci manca casa nostra. I ragazzi chiedono spesso quando torneremo. Non riescono a credere che una banca possa rubare la loro casa. Ieri mi hanno detto: cosa se ne fanno? Non hanno una casa propria? Le cose vanno veramente male quando non ha risposto alle domande di un bambino. In ogni caso abbiamo detto loro del tuo arrivo e sono entusiasti. Sai il nostro indirizzo di Black Lake. Ti aspettiamo presto. Marilyn Campbell. Ok, fatemi spegnere il cerino. Cosa abbiamo? L'altra scarpa? Una foto? Ah, mi fa esaminare. Qualunque sia il ritratto, ti guarderà sempre negli occhi. E qui c'è quella lampadina. Ah, inizio a capire. Ok. La madre degli uomini, mia madre. Tu permetti di essere uomo? Fatemi prima vedere se possiamo tornare. Sì, ok. Ok. No, da questo lato non si apre.
No, sì, già l'abbiamo esaminata questa sedia. Ops. Abbiamo una presenza abbastanza preoccupante a fianco. Vorrei trovare un modo per tornare di là. Se non è chiedere troppo, chiaramente. Adesso riaccendiamo cortesemente il fiammifero. Allora, qui immagino che ci sia un qualcosa dove posizionare. Qua. Il fantasma ci sta molto vicino, ma non ci ha visto. Soltanto una lampadina, uno di quei corpi senza anima stava di guardia di fronte alla porta dell'ufficio, riempiendo l'aria di polvere mefitica. La mia unica speranza di fuga era una lampada priva di lampadina. Sembrava che il fiato avesse un conto in sospeso con me. Il fiato, penso fosse il fato. Il fato, ecco. Ha molto più senso letta così. Potete scusarmi, l'ansia mi attanaglia abbastanza l'animo. Ah, finalmente un po' di potere contro il buio. Ottimo. Nota di una vittima, numero 1. Mamma cara, ti prego di non preoccuparti. Hanno dimezzato lo stipendio di Robert, ma dovrebbe riuscire a non perdere il lavoro. È così che va con questa crisi, anche se dovremo sopravvivere con 20 o $25 a settimana. Io faccio di mio meglio per trovare cibo con il baratto o qualche lavoretto. Cuocio molti pasti insieme per non sprecare gas, raccolgo vestiti usati e li risistemo. Ovviamente compro solo il pane del giorno prima, almeno se è secco i ragazzi non lo ingoiano in un boccone. Siamo fortunati, nessuno di loro si è ammalato, ma l'inverno è in arrivo. Come dicono anche persone del nord, tipo gli Stark. La settimana scorsa siamo andati al cinema con Paola a vedere L'angelo azzurro con Marlene Dietrich. Che donna! Ecco $5. È il meglio che possa fare per ora. Ma presto sarò lì da te. Riguardati, Beth Rogers. C'è nient'altro su questo tavolo che prima non potevamo osservare? Pare di no. Qua. Ah, macchina fotografica ancora. Solo delle immagini. Sempre la luna. E qui con questo pugnale cosa sta facendo? Sembra che si stia per tagliare forse la mano. Queste non so se sono altre foto di Selene. Comunque, vediamo cosa c'è dietro questa porta. Quantomeno non c'è un fantasma, pare. Dalla bara usciva un odore nauseabondo di morte e putrefazione, e ci sta un fantasma, chiaramente. E ecco, oggi giacevano tre bare disotterrate da poco. Ero immerso nell'urfetore che soffocava quello della terra fresca. Tre bare, come tre erano le donne a cui abbiamo apposto dei pugnali. Diario di William Wesper, estratto 8. Ieri abbiamo seppellito madre, mentre tutti piangevano, io la maledicevo, guardando la bara che lenta scendeva sottoterra. Era come un oscuro rituale, è tornata da dove deve stare? Alla terra non interessa, la terra non la teme. La terra non ha orecchie per sentire le sue grida, né pelle per sopportarne le percosse. Ma di notte, nella mia stanza, non appena ho spento la candela, ho sentito un respiro nel mio orecchio, e la sua voce. Ti salverò. Ho gridato. Sara è accorsa a vedere cosa stesse succedendo. Gli ho chiesto di dormire con me. Ho sognato madre tutta la notte, camminava per casa con quei suoi occhi ciechi. Come un lupo, attendeva dietro la porta della mia stanza. Io
Il dottor Rosenthal dice che può capitare a chi è in lutto. Si inventano le cose. Per me è solo terrore. Non mi sto inventando niente. Margaret non se n'è mai andata. Fango fresco e legno umido, le bare erano state dissepolte molto di recente. C'è una macchina. Era incredibile che non ci fossero fonti di luce. Margaret Vesper, già. Se potessimo tornare in giardino, ma la porta era chiusa. E di nuovo il coltello. Un secondo che vorrei allontanarmi da qui. Grazie. Molto umano da parte sua. Sono un po' di difficoltà nell'esaminare queste stanze. C'erano parecchi ritratti religiosi per una sola casa. Sono delle scale che salgono. E due fantasmi, chiaramente. La solita fortuna. Ok, non so bene come poter evitare tutti quei fantasmi. No, questo non è il migliore degli inizi, direi. Maledizione. Nota di una vittima numero 2, stimato dottor Malloy. Sono andata alla clinica a trovare James, è così debole. Secondo il medico è a causa dei clisteri di Bella Donna. Beh, oddio, sì, non penso facciano molto bene. Ha pianto quando mi ha visto, mi si è spezzato il cuore. Chiederò che interrompano il trattamento. A breve non sarò comunque in grado di pagarlo. Ma giuro che in casa non entrerà più neanche una goccia d'alcol. Potrebbe trovarsi un lavoro. È successo tutto perché non aveva di meglio da fare. Andrò a Black Lake a parlare con suo zio e gli chiederò di assumerlo come cameriere. Dobbiamo provarci, non abbiamo scelta. So cosa mi direbbe, ma non riesco a vederlo in quelle condizioni. Grazie di tutto, un giorno la ripagherò di tutto ciò che le dobbiamo. Jessie Greywood. Oh, un altro interruttore. Una semplice scintilla avrei continuato a vivere, ma per quanto? Dove si è accesa questa luce? Non l'ho capito. Forse era sulle scale? Ah. Penso di volermi sedere un attimo prima di procedere oltre. Anche se per farlo dovrò prima accendere una piccola candela. Sì, direi che mi serve proprio. Molto meglio, decisamente. Ok, mi sento un po' più rilassato all'idea di esplorare questa nuova zona. Accendiamo un altro fiammifero. Abbiamo un fantasma proprio qui davanti. Sto sprecando luce. Il che non è affatto positivo. Spero si stia allontanando. Sappiamo di non dover salire le scale. E lì abbiamo acceso un interruttore. Un attimo, qui c'è un altro. Ah! Ci
Ce n'erano due di interruttori. Non ci avrei assolutamente pensato all'inizio. Memorandum rinchiuso. Dopo alcuni spiacevoli incontri con Matre, ho deciso di sigillare alcune porte. Sembra che funzioni, anche se il suo corpo sfida le leggi stesse della fisica. Nelle notti più scure era in grado di camminare in giardino, quindi ho sbarrato finestre e persiane. Occasionalmente il vento le riapre. Che situazione ridicola. Questa casa sta diventando la tomba di un faraone. Fatto sta che ora forse riusciremo ad accedere a quest'altra zona. Questo l'avevamo già trovato, sì. Prima vediamo se ci sta niente qui. No, però pare che possiamo spostarci un passaggio. Ora immagino non resti che vedere cosa ci attende poco più in là.